4 agosto 2013 ho presentato per la prima volta al Symmetry Festival di Delft in Olanda il tetagramma denominato Design Science Tetrahedron. Il tetragramma definisce e collega tra loro quattro famiglie strutturali fondamentali, strutture poliedriche, geodetiche, reciproche e tensegrali, tutte riconducibili alla sezione aurea e alla geometria sacra come denominatore comune. Buckminster Fuller definisce la geometria sinergetica per mezzo delle strutture poliedriche, geodetiche e tensegrali. Nel 2003, in occasione della pubblicazione del mio articolo Strutture reciproche sulla rivista Bioarchitettura numero 34, ho aggiunto alle tre famiglie indicate da Fuller anche una quarta famiglia affine, cioè quella delle strutture reciproche di Leonardo, considerando queste quattro famiglie tutte appartenenti alla scienza del design. Il termine design science è stato introdotto nel 1963 da Richard Buckminster Fuller e questa disciplina può essere considerata come il ponte geometrico tra arte e scienza. Ma anche Leonardo da Vinci nelle sue opere ha continuamente trattato di arte nella scienza e scienza nell'arte. Allora, nell'ambito della scienza del design, i poliedri di Platone e di Archimede sono i moduli spaziali principali che ci permettono di configurare correttamente lo spazio tridimensionale. I poliedri stanno allo spazio come le note stanno alla musica, cioè i poliedri sono le note da utilizzare per creare l'armonia delle forme nello spazio architettonico. La seconda famiglia da considerare è quella delle strutture geodetiche. Le strutture geodetiche di Richard Buckminster Fuller sono poliedri sempre più sfaccettati attraverso varie operazioni geometriche di troncatura, dualità e proiezione sulla circumsfera e rappresentano la tensione del poliedro di partenza verso la perfezione della sfera. Infatti questa è una cupola geodetica a due frequenze ed è meno sferica di questa che è a tre frequenze, che è molto più sferica. Aumentando il numero di suddivisioni di frequenze, il poliedro di partenza, in questo caso l'icosaedro, si sfaccetta sempre di più in modo da tendere il tutto verso la sfera. La terza famiglia da considerare nella scienza del design sono le tensegrity di Kenneth Snelson. In pratica rivelano le tensegrity la disposizione delle forze di tensione e compressione. Allora, i cavi sono in tensione e le aste sono compresse. Tutto ciò è rivelato da puntoni e tiranti, quindi. La quarta famiglia da considerare è quella che ho aggiunto io, le strutture reciproche. Le strutture reciproche sono strutture poliedriche geodetiche collegate in modo reciproco, cioè col giunto reciproco di Leonardo. Diciamo che il termine reciprocal frame è stato coniato nell'87 da Graham Brown. Nei primi anni del 2010, dopo molti anni di esperimenti, studi e ricerche, successi e fallimenti, tutti registrati accuratamente sui miei quaderni di studio, sono finalmente riuscito a mettere a punto un mio metodo per progettare correttamente le geodetiche aggiunto reciproco. In pratica ho sostituito al giunto puntuale stellato di Fuller il giunto reciproco di Leonardo, cioè a questo giunto a stella ho sostituito quello reciproco di cui parlavo prima, eccolo qua. L'Expo
67 di Montreal è stata la vetrina della nuova architettura, basata sulle strutture spaziali, dette anche reticolari, leggere, smontabili e trasferibili. Un evento che ha lasciato dietro di sé un'importante eredità di idee e di possibilità costruttive. Nella geometria sinergetica di Fuller, tutte le forme poliedriche sono riconducibili al tetraedro, questo poliedro minimo. La stabilità strutturale delle figure geometriche si ottiene per mezzo della triangolazione. Un triangolo è una figura stabile, cioè rigida, non si muove. Nella geometria piana un quadrato fatto con lo stesso sistema è snodato e per renderlo rigido devo mettere un'asta centrale, cioè devo triangolare la figura e quindi l'ho resa rigida. La geometria sinergetica è la geometria dello spazio. Un triangolo piano rosso più un triangolo bianco nel piano fanno due triangoli. Se io invece questi triangoli li apro nello spazio tridimensionale, ottengo un tetraedro che è un poliedro con quattro facce regolari uguali. Il tetraedro nello spazio sinergetico ci dice che due triangoli aperti, uno più uno fa 4 nello spazio, mentre nel piano fa 2. Riporto una frase di Buckminster Fuller: quando affronto un problema non penso mai alla bellezza, penso solo a risolvere il problema. Ma se alla fine la soluzione non è bella, so che è sbagliata. La bellezza ovviamente va considerata in termini di scienza del design. Per quanto riguarda l'efficienza, metterei al primo posto le strutture triangolate che offrono il massimo dell'efficienza strutturale e subito dopo le altre. Per esempio, nel caso dei solidi platonici, il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro. Gli altri, per essere irrobustiti, hanno bisogno di essere triangolati. Per esempio, prendiamo questo poliedro snodato, chiamato da Fuller jitterbug in questo caso. Comunque, in realtà è un cubo ottaedro, che si vede meglio in questo modo. Può diventare rigido se per esempio si viene costruito con dei moduli tetraedrici e in questo caso è nelle facce quadrate con dei semi ottaedri, quindi abbiamo un cubo ottaedro fatto di due poliedri, un tetraedro e un semiottaedro. Abbiamo in questo modo irrigidito una struttura altrimenti labile come questa, no? Grazie alla triangolazione nel piano e alla triangolazione nello spazio, cioè all'introduzione dei tetraedri. Questa da Fuller è stata chiamata la matrice isotropa di vettori. Nella carta dei poliedri è interessante notare come l'icosaedro genera il dodecaedro pentachis, che è una delle geodetiche che appare in questa classificazione, in questa carta dei poliedri. Essendo strutture reticolari leggere e ottimizzate all'uso, direi che l'impatto con l'ambiente sia certamente inferiore rispetto alla struttura equivalente non ottimizzata, ma tutto poi dipende dalla scelta del materiale, che è preferibile che sia naturale e sostenibile. La tensegrity per definizione è una struttura oscillante
Per esempio questa è una torre, una piccola torre fatta in canna Arundodonax, e si vede subito che oscillano, quindi la Tensegrity classica c'ha questa caratteristica. Poi ovviamente mettendo dei cavi di altri materiali eccetera si può irrobustire tutta la struttura ancora di più. Per rendere rigida questa Tensegrity, oppure un'altra più facile, diciamo quella icosaedrica, dobbiamo avvicinare le aste, come in questo caso, qui si vedono ancora i tiranti e i puntoni, ma le aste si toccano. Abbiamo creato così un modello non oscillante, ma questo modello, osservando da vicino, genera una struttura reciproca, perché il giunto, si vede, è un giunto reciproco. Costruisco la stessa struttura non con i tiranti delle Tensegrity, ma la costruisco col giunto reciproco. Io sono arrivato a una struttura decisamente rigida, in equilibrio, isostatica, robusta e leggera, simile alla Tensegrity non oscillante, questa qua. Comunque, se l'ambiente estremo necessita di una struttura resiliente e flessibile, allora possiamo utilizzare anche una Tensegrity oscillante, ovviamente che sia ben ottimizzata per l'uso.